Cucù, buongiorno. L'ho portata la lista della spesa. Yessa! Non solo c'è una lista della spesa, ma ci sono anche le liste delle spese vecchie che adesso provvederò a gettare. Allora, nella lista della spesa di oggi c'è scritto sale normale e o del Mar Morto, poi muesli shock banane e poi gemüsesaft, che sarebbe il succo di verdure, e poi latte e cotton fioc. Queste sono le cose da comprare oggi. Dunque, per esempio, in questo momento passa soltanto un signore con il passeggino, ma non vuol dire che io mi trovi in un luogo assolutamente desertico. Cioè, ci sono persone che sono sugli altri marciapiedi, ossia di qua e di qua, e che io non vi mostro. C'è un signore che silenziosamente sta arrivando in bicicletta, c'è un altro signore in tuta, non so se lo vedete lì in sottofondo. Secondo me c'è una diversa calma in Germania per le strade, perché i tedeschi non hanno piacere nel prendere la macchina se non quando sono obbligati a percorrere il tragitto per andare al lavoro e per tornare dal lavoro. In tutto il resto del tempo non la prendono la macchina, quindi a meno di non trovarsi in una strada di collegamento, per esempio fra due città, capita molto raramente di vedere automobili in giro, capite? Ma non significa che le strade sono deserte, vuote, solo perché c'è silenzio. Il silenzio qui è una cosa positiva, la gente lo ama, su. Oggi c'è molta afa, tanto per fare il bollettino meteo della giornata. Ora sono al Penny e come vedete qui c'è tutta roba di organic shop. La danno via a 2,99 euro il prezzo, e allora ho pensato che prendo uno shampoo. Questi sono nuovi nuovi. Questi sono nuovissimi, sono proprio usciti adesso, in questo momento. Prima vado a casa e leggo cosa ne pensa la gente e poi casomai ne compro uno. Però è bello che diano l'occasione di provare uno shampoo solido anche a chi non c'ha i soldi. Anche questi tutti nuovi, shampoo per balsamo 2 in 1, in tante profumazioni diverse, una più interessante dell'altra. Anche questi due sono nuovi e anche questo è nuovo. Anche questa crema per il corpo ha un odore molto buono di monoi. Anche questo è nuovo, questo relativamente nuovo e questo nuovissimo. E anche questo è nuovo, io ce l'ho, un ottimo odore. E poi anche questi set di creme per le mani sono tutti nuovi. Questo e quest'altro. Non ti preoccupare che il DM non ti lascia mai senza niente da comprare, ti dà sempre occasione per comprare qualcosa. E c'è una marea di gente alla cassa. E fino a poco fa stava piovendo e per questo ero entrata al DM, però ha già smesso. Io comunque ho l'ombrello. Qui siamo da Deichmann, che è una catena molto economica di negozi che vendono scarpe per lo più fatte in Romania, in Albania, in Croazia. Qual è il problema? Che anche quando trovi delle scarpe molto carine, a dei prezzi molto accessibili, purtroppo tutti ci vanno a vedere le scarpe in questi negozi e quindi poi quando stai lavorando con qualcuno di magari un po' più su di livello, la gente riconosce che porti queste cose ai piedi e ti tratta di conseguenza. Questo per me è un problema. Le mie tipiche scarpe ideali, sono queste, naturalmente, no, non c'è neanche da rifletterci.
Anche queste, però naturalmente. Mi fa ridere perché io questo tipo di scarpe le portavo quando avevo 14-13 anni. Guarda. Avete visto le mie tipiche pantofole, ma io sono anche capace di andare in giro con scarpe così, seriamente, infatti me le starei per comprare. Io sono uscita vestita leggera leggera, adesso la temperatura sta rapidamente scendendo, la gente mi guarda come per dire comunque copriti, non gli va mai bene come uno vestito. Però io comunque per il momento sto camminando in fretta e quindi cioè non è che sento freddo più di tanto, mi scaldo camminando. La gente spalanca le finestre per far entrare finalmente un po' d'aria fresca. Stiamo passando adesso davanti a una selezione di tende molto tipiche. Però se fai riprese e c'hai gli occhiali, allora sei una fotografa. Mentre invece se fai riprese, non hai gli occhiali e sei truccata, allora sei una blogger vanitosa. E quindi la gente ti guarda proprio storto e ferocemente cagnesco. Vedete le scritte che ci sono su tutti i muri? Visum. E sono le scritte degli immigrati. La signora c'ha un cagnolotto in braccio, ok? Tutto triste. Come uggioso tutto quando piove e c'è cattivo tempo, però si sta freschi almeno. Certo, comunque questa è tutta una strada di case fatte in un certo modo. Piripipi, 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 piripipi. Ciao Pippo! Sono andato a Washington. Cosa vado a fare? Laggiù? Chissà cosa sta cercando. È una bella mattina. Ogni piccolo movimento spara prima che l'altro faccia lo stesso con te. Ah, voglio vedere chi è, chi è, chi è. Non ho comprato il cotton fioc, che scema! Guarda, c'è uno là più professional di me. Intenso profumo di biancheria pulita, intensamente profumata. Qui invece abbiamo odore di biancheria pulita, asciugata però in un ambiente in cui la gente fuma. Si susseguono le youtuber, immagino, non so chi sia questa ragazza, ma credo sia una youtuber, con le loro collezioni, le collezioni al petrolio e alla microplastica. Cotton fioc, prego notare il prezzo, 160. La signora parla da sola, peggio di me. Le simpatiche confezioni mini della mia cremina preferita.
della stessa famiglia della mia borsa. Senti, utente, mi ricordi che devo cercare il sale del Mar Morto? Io e la signora siamo sorelle, perché la signora ha anche l'ombrello rosa come me, non solo la borsa. Però adesso le nostre strade si separano. Ciao signore, ciao. Vi ho fatto già vedere l'insalata che cresce direttamente nel supermercato. Fatta così. Poi con un apposito sistema uno si serve e se ne va. Voi avete capito cosa sono questi? Sono i prosecchi di frutta. Bene. Ecco che aspetto a una persona vegana in Germania. Forse qui trovo il sale, ma non mi sembra di vederlo. C'è l'argilla, ma il sale... Beh. E questa è la star della situazione. Oh, è in offerta anche. Ora ne compro due. Le scarpe della signora. Siccome fuori oggi piovicci, c'è una situazione un po' delirante nei negozi, cioè nel senso c'è un sacco di gente. Qui siamo in un angolo un po' strano, sono tutti negozi chiusi, poi riaperti, poi richiusi, bordelli travestiti da altro. Negozi sfitti da molto tempo, in cui ci sono cartelli affissi su cui c'è scritto non si affitta a, e poi varie categorie di gente. Questo è un negozio che sta chiudendo. È una marca famosa. Ora torniamo al DM, così compro il Gemüse Saft, il succo di verdure. E come sempre vedete i cinesi continentali con i loro cavalli pieni di integratori medicinali.
ragazzi si stanno aprendo praticamente tutti gli shampoo e se li stanno usando. E adesso giustamente sono tutti ammassati alla cassa, chi ha una cassa, chi ha un'altra cassa. Ora manca solo il latte. In questo supermercato alla cassa ci sono 200 milioni di persone in coda. Io devo comprare solo il latte. Poi non è neanche sicuro che ci sia il latte che cerco io. E in più in questo supermercato questo latte costa 5 centesimi di più. Infatti vedi che non c'è. Ah no, eccolo. Sì, va bene. Sono fortunata perché praticamente era l'ultima bottiglia, questo è l'unico latte che sa di qualcosa in Germania. Però pesa un accidente. Sì, signora, dai. Ecco, adesso accomodati alla cassa, almeno ti aspetta. E c'è Stefano. Siamo al Body Shop e anche il Body Shop sta facendo saldi perché chiude. Qui tutti riprendiamo tutti, non so se riuscite a vedere, laggiù c'è un ragazzo, questo ragazzo aveva piazzato un treppiedi con una piccola videocamera microscopica in cima e io passando ho visto il treppiedi, ho visto la fotocamera, ho riguardato il ragazzo e lui infatti poi è andato a recuperare la videocamera dal prato. Oh ciao, c'è un... ciao, come stai? Tutto bene? Adesso qui da dove si esce? Io, cioè, non vengo qui da un annetto e mezzo, non mi ricordo più da dove si esce un attimo. Vediamo la pulizia, che come sempre contraddistingue certi luoghi tedeschi. Just can't stop loving you.
Stai pensando, adorando qui con me la stanza sole, se si innamora mai te, il cuore sogna di se ci sono immagini neorealistiche qui fra una cosa e l'altra. Così abbiamo avuto anche oggi il nostro piccolo momento danzante, però oggi ha attecchito meno di altre volte. Sì, io però me ne devo andare. Bella cravatta.